Gitta Sereni, che era una giornalista ungherese, intervista il comandante del campo di concentramento di Treblinka, un tale Franz Stangl, che è morto una decina d'anni fa, passando una serena vecchiaia. E alla domanda, Gitta Sereni gli pone 170, per 170 interviste, 170 volte la stessa domanda. Queste 170 interviste sono pubblicate oggi in un libro ad Elfi intitolato In quelle tenebre. E gli pone per 170 volte questa domanda: ma lei cosa provava a fare le cose che faceva? E Franz Stang non risponde mai. Alla fine a Gitta Sereni viene un'illuminazione e dice: ma vuoi vedere che questa non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda? E infatti Franz Stangl alla fine risponde: scusi, ma lei perché mi fa questa domanda? Io non ero incaricato a provare qualcosa, io ero incaricato a far funzionare il sistema. E il sistema prevedeva che alle 11 dovessero essere soppresse 3.000 persone, poi arrivava un altro carico, alle 5, 5.000 persone. Il giorno dopo dovevamo riprendere con i 3.000 del mattino e i 5.000 del pomeriggio. Il sistema l'aveva ideato Wirth, io ero un ottimo esecutore. Franz Stangl è un ottimo esecutore. Perché è ottimo? Perché fa funzionare il sistema. Ma il contenuto del sistema è aberrante, non è di sua competenza. Lavoro. L'importante era ammazzarle tutte quelle che si prevedevano di dover essere ammazzate. E quindi tecnica, tecnica. Quando andate, io le bollette non le pago con le banche, vado all'ufficio postale e lì vedo queste donnette poverine che chiedono delle cose, no? La risposta che c'è dall'altro vetro qual è? Non è di mia competenza. Franz Stangl. Oppure non è nel mio mansionario. E sta povera vecchietta non sa più come risolvere il problema. Perché tutto questo?